Ragazze, allora, tentativo di vlog, non vi assicuro che riesca. Allora, sono le che sono, non lo so, le 4 meno un quarto. E io sto andando, fatemi aprire un po' perché si collassa. Sto andando alla casa nuova perché mi incontrerò lì con Stefano. Dobbiamo prendere le misure dei piatti doccia e poi andremo all'Leroy Merlin a vedere se c'è qualcosa appunto come piatto doccia, perché il preventivo che ci ha fatto l'idraulico, cioè noi in teoria abbiamo le cose di capitolato. Questo che cosa fa? L'unica cosa è che sono bruttissime le cose di capitolato, o perlomeno i sanitari, quindi WC e bidet, fanno proprio schifo, e per cui quelli li abbiamo presi extra capitolato. Poi abbiamo preso tutto di capitolato, anche perché poi la rubinetteria, volendo, più avanti la si può cambiare quando magari ci avanzerà qualche soldino tra 2 o 3 anni, perché non prima. E invece il piatto doccia, dato che noi volevamo farlo con un gradino a scendere, anche quello, cioè, ci ha sparato un sacco cioè, ce lo fa pagare uno sproposito. Noi abbiamo anche chiesto al piastrellista, quello che ci metterà poi le piastrelle, se poteva farci lui un isolamento e poi andare sopra con le piastrelle, perché noi volevamo entrare con il pavimento direttamente in doccia. Però anche lui, onestamente, ci fa, ragazzi, vi verrebbe a costare tanto. E quindi ho detto, vabbè, provate ad andare a guardare a Leroy Merlin, o comunque lui ci ha consigliato di mettere comunque un piatto doccia, per cui adesso noi volevamo vedere quelli magari slim, quindi quelli sottili. Altro problema è, perché noi non abbiamo mai problemi, no, su questa casa, è che sicuramente non ci saranno le misure standard, o comunque saranno più grandi di quelle standard, e quindi andiamo appunto a prendere le misure precise, in modo poi da andare a vedere a Leroy Merlin anche i costi, i vari colori, perché bianco non ci piaceva. A me piaceva un sacco nero. Allora, tenete presente che io metterò un pavimento simil cemento, color cemento, o comunque effetto cemento, quindi non sarà tutto uniforme, magari c'è la piastrella un po' più chiara, la piastrella un po' più scura, io volevo metterlo nero. L'unica cosa del nero è che andando avanti poi col tempo, magari sul nero si vede di più il calcare. E quindi volevamo vedere se lo troviamo appunto color grigio, in modo da riprendere il gioco con le piastrelle. E niente, io sto morendo di caldo, forse mi vedete anche bordeaux, tipo qua, sì, si vede che sono bordeaux, perché sono stata lì a prendere un po' di sole, ho messo la protezione 30, in viso cappellino perché non voglio prenderlo sul viso, anche perché poi io divento subito un peperone. Però a quanto pare o si vede che qui non ho spalmato bene la crema, perché sono rossa come un peperone. E niente, adesso appena arrivo a casa vi farò vedere un attimino come stiamo messi in casa, anche perché io da un po' che non la vedo. So che hanno fatto le pareti interne e ho visto la suddivisione delle pareti interne, però è finito lì, cioè, nel senso, non ho visto nient'altro, per cui adesso vi porterò anche a casa e ve la farò vedere, sperando di riuscirci. Come avete
avete visto, niente casa, nel senso che Stefano non ha avvisato per tempo il costruttore e quindi noi non sapevamo che hanno fatto la colata di cemento. E per cui niente, non siamo potuti entrare perché il cemento era fresco e non siamo potuti entrare. Quindi adesso ce ne stiamo tornando con la coda in mezzo alle gambe e le orecchie basse. E non sapete quanto io sia incavolata nera, perché avevo detto a Stefano di avvisare il costruttore, ma lui come al solito ma va, e quindi adesso non abbiamo potuto prendere le misure. A quanto pare andiamo comunque alle Leroy Merlin, giusto per farci un'idea dei piatti doccia, i colori disponibili, le misure ed eventualmente anche se ci sono quelli slim. E niente, ci vediamo dopo. Ci siamo fermati a prendere il gelato, io come vedete non l'ho preso perché ho mille intolleranze, quindi non l'ho preso. E Stefano, vai fallo vedere, no così se non si vede, ha preso cioccolato extra fondente e bacio di dama. Mi fa assaggiare il bacio di dama? Senza il cioccolato. Bacio di dama al cioccolato. Buono. Sa tipo di crema. Bacio di dama. No. E niente, adesso abbiamo fatto il giro dell'Olanda perché Stefano voleva sperimentare nuove strade. No comment. E adesso andiamo a casa sua, lascio giù la macchina e andiamo a Leroy Merlin. Che gioia. Camere, camerette, tavoli, sedie, arredo bagno, vedi. Ma non abbiamo le misure di niente, cioè fai te. Vabbè, giusto per vedere. No, poi magari qua. Però c'è zero al quoto, nel senso che schifo. A parte che mi sembrava tipo un magazzino abbandonato. L'unico divano che mi c'era, un divano mi piaceva tantissimo, non so se ve l'ho ripreso. Bello. L'unica cosa che ci sembrava un po' grande, e per cui dobbiamo vedere l'ingombro, perché come sapete noi siamo quelli che vanno a cercare cose senza avere le misure, ovviamente. E adesso siamo arrivati all'Leroy Merlin di Lissone. Tra l'altro, ragazzi, a me scappa la pipì e quindi ho detto a Stefano se potevamo fermarci prima a casa sua, così andavamo in giro con una macchina sola. Invece no, siamo in giro come due cretini con due macchine. Ma va bene. Adesso devo cercare parcheggio, e l'ho trovato anche all'ombra, quindi meglio di così. Ok, e niente, adesso scendiamo e andiamo da Stefano. Luce, non so dove è finito Stefano. Ah sì, no, lo vedo, adesso ve lo faccio vedere.
Ciao ragazze, oggi è domenica. Ieri poi ho smesso di filmare perché poi siamo tornate a casa, abbiamo mangiato, non abbiamo fatto assolutamente niente, abbiamo poltrito sul divano. E oggi io ho sempre sulla stessa magliettina, ma non perché sia una puzzona che non si cambia, ma perché il genio della terra cosa ha fatto? Ha portato magliettine, ho portato delle canottierine. Bianche ma super mega leggere, dove bisogna indossare un reggiseno color carne, e io me lo sono dimenticato a casa e l'unico che ho portato è un reggiseno nero e quindi non le posso mettere, e quindi l'unica maglietta che posso mettere è questa. E adesso magari ve la faccio vedere allo specchio. Comunque noi adesso abbiamo intenzione di andare a Milano, cioè da suicidio, perché Stefano vuole vedere l'arrivo del Giro d'Italia. Minuto di silenzio. Quindi, mentre lui guarderà l'arrivo al Giro d'Italia, io andrò nei negozi a fare shopping. Allora, vi faccio vedere come sono agghindata oggi. Allora, il mio solito crucchetto perché si muore di caldo e quindi anche no. Poi ho fatto un trucco leggero sugli occhi. Se vedete, adesso vabbè, non si vede perché non so perché è scuro. Magari vi metto di qua che è un po' più chiaro. Se vedete, questo qui non è un illuminante, cioè non sono cretina che mi sono messa l'illuminante sotto le occhiaie, è il come si chiama? Contornocchi di Lavera, ve ne parlerò magari in un video dei preferiti. Poi vabbè, ho questa magliettina, questa qui con i pompon, questa è di OVS. Questi pantaloncini, non guardate il casino alle spalle, questi qui. Con tutto questo pezzetto sono di mango e poi le mie solite scarpe, queste della Nike. E poi vabbè, metterò una borsa, la mia solita Michael Kors, perché quella mi sono portata. Niente. Siamo arrivati a Milano, siamo riusciti a parcheggiare. Come vedete qui ci sono tutti i pullman, mentre adesso noi siamo qui dove c'è il castello Sforzesco e vediamo se riusciamo a raggiungere il centro a piedi, perché è tutto praticamente bloccato per il Giro d'Italia. Come vedete io sono in giro con il mio ventaglio come le vecchie, ma come forse vi avrò già detto, io nel periodo estivo mi porto sempre il ventaglio. E niente, adesso vediamo dove Stefano ci vuole portare. Dove andiamo? Vedere il castello. A vedere il castello. Gita turistica al castello, ragazze, verrete con me al castello. Vediamo dove andare. Io ho fatto degli acquistini da OVS e da Sephora, poi magari ve li farò vedere in un video. Sto morendo di caldo. Oh mamma, mai più quando
intenzioni venire a Milano perché è un degenero. Siamo uscite dalla ressa del centro. Il problema è che non sappiamo dove stiamo andando, nel senso che Stefano, che dovrebbe farmi da guida fino al Castello Sforzesco, non so che cavolo ha fatto, ha voluto imboccare una strada alternativa e per cui adesso ci siamo persi per Milano. Stiamo camminando ma non sappiamo bene dove stiamo andando. Vuoi lasciare qualche dichiarazione? Anzi, adesso ti riprendo così parli. Sì, certo, bella. È una via molto bella, anzi ve la faccio anche vedere, guardate com'è bella questa via. Quindi noi stiamo camminando così a zonzo per Milano. Tra l'altro io ho anche fame. Chef, ti fai riprendere? No. Tanto l'ho già ripreso. Tanto Stefano non guarda i miei video, quindi... Dai! No. Perché no? Sto crepando di caldo, ragazzi, non potete capire che caldo fa qui a Milano. Ditemi da voi com'è il tempo. Qui, cioè, minimo ci saranno 30 gradi e si schiatta. E vi aggiornerò quando siamo in macchina. Perché a questo punto dubito anche di arrivare alla macchina. Allora, abbiamo scoperto di essere in Brera. Guardate che carini questi tavoli con le tovagliette a scacchi rosse. Ragazzi, siamo riusciti a salire in macchina e io volevo andare a fare un aperitivo, ma non lo so. Non fa finta di niente. Ah, dovevo andare? No, non lo so. Andare a Martini. Qual è a Martini? Quello è figa steccato. Wow. Che ripresa da vicino. Perché sono le 7 e io da brava brianzola ho fame. Adesso vediamo che cosa fare nel caso torniamo verso la maison e lo chef Stefano mi proporrà un piatto. Ma di qua mica era chiusa la strada. Vabbè, figa, è finita da un'ora. Non dire le parolacce, non puoi dire le parolacce. E non so, vedete il trucco di oggi? Guardate come l'ho fatto, è marroncino. Stefano manco si è accorto che mi sono truccata. Ma vabbè, sul viso non ho messo niente, come vi dicevo prima, perché c'è muoio di caldo. E appunto adesso siamo Italy, stiamo cercando di tornare a casa. A prendere il gelato perché avevo voglia di gelato, però alla fine non abbiamo preso il gelato ma abbiamo preso tipo delle coppettine. Cos'è che sono? Coppettine gelato? Tipo, poi vabbè, dopo ve le faccio vedere. E nell'attesa ci siamo prese anche un pasticcino. Io mi sono presa questo che è il cocco, ma è enorme, cioè guardate quanto è grande. Mentre Stefano si è già pappato quello al caramello. Com'era il caramello? Buono. Adesso grande. Assaggio insieme a voi in diretta. Sì, sulla macchina. È duro. È gelato. È gelato? Eh sì. Non avevo capito. È
buono però. Allora, lo so che non si parla con la bocca piena, ma non avevo capito che era gelato. Pensavo che era un maxi Raffaello. Buono. Invece base biscotto, dentro gelato e sopra granella di cocco. Tipo una cheesecake al gelato, formato pasticcino. Si potrebbe riprovare. Adesso me lo pappo tutto prima di cena, ovviamente. Nel senso che sto tornando a casa, ho voluto appunto registrarvi alcune spezzoni della strada che io faccio praticamente da sola in mezzo ai campi, ai boschi, eccetera, eccetera. E niente, adesso 2 minuti e sono a casa. E io spero che appunto questo video vi possa piacere. E praticamente sono 2 giorni passati insieme a me. Come vedete, sono una persona normalissima, per cui non faccio chissà che cosa. Spero che ci siano vlog un po' più interessanti, dove magari faccio cose più interessanti, oltre che andare alle Leroy Merlin e a Milano. Però ecco, tendenzialmente noi nel weekend facciamo questo, andiamo a fare un giro a Milano, a Monza, e poi vabbè usciamo con gli amici, a parte questo weekend che erano tutti sparsi in giro. E nulla, io vi saluto e vi mando un bacione. Ciao!